Siamo un gruppo di ragazzi di Casnigo dell'età del 94, del 93 e abbiamo deciso di organizzare questo ormai secondo torneo in memoria di Marco, che era un nostro amico scomparso ormai da 2 anni. Abbiamo deciso quindi di ricordarlo con il suo sport preferito, il calcio, e per farlo abbiamo deciso di organizzare un torneo qui all'Oratorio di Casnigo, invitando praticamente tutti i suoi amici, i suoi compagni di scuola o di calcio, o comunque che erano con lui nella sua vita fino agli ultimi giorni. E questo torneo sta andando molto bene, è svolto qui all'ormai vecchio oratorio, in quanto ce ne sarà uno nuovo l'anno prossimo. Noi ci trasferiremo insieme a tutta la compagnia e lo riorganizzeremo probabilmente per la terza edizione. Questo torneo si è svolto in 3 giornate, il 15 aprile, il 22 e il 29. State 3 giornate piuttosto interessanti, nonostante il maltempo abbiamo avuto una buona partecipazione anche da parte del pubblico. Nelle prime 2 giornate ci sono state le eliminazioni, la fase a gironi, in cui sono passate 2 squadre delle 4 presenti in ogni girone. Le squadre in totale erano appunto 16. L'ultima giornata, il 29, si sono svolte quelle che sono le fasi finali con i quarti, le 2 semifinali, la finale del terzo e quarto posto e la finale, appunto la finalissima, in cui sarà anche ricordato Marco con dei premi, le 3 coppe per il primo, il secondo e il terzo posto e delle medaglie che saranno date a ogni giocatore che ha partecipato a questa, diciamo, entusiasmante e seconda edizione del torneo. Vogliamo ringraziare i genitori, il Don, tutti coloro che hanno partecipato al torneo, tutti quelli che sono venuti a vedere e anche la gente che ha collaborato con noi. Allora, io voglio ringraziare innanzitutto il cuore dell'organizzazione che sono Matteo, Samuel, Andrea e Stefano, che veramente si sono prodigati, si sono impegnati nell'organizzazione di questo secondo torneo. Voglio dire un grazie agli arbitri e a tutti quelli che hanno, tutti i partecipanti, i giocatori, perché è proprio grazie a loro, a tutti loro, che Marco continua a essere con noi. Grazie, grazie. Grazie per queste bellissime parole.